approvato con il no della Camera di Commercio Partenopea il bilancio del Centro Agroalimentare di Napoli. Il presidente dell'ente camerale, Ciro Fiola, ha espresso voto contrario in occasione della riunione dell'esecutivo della struttura polifunzionale di Volla, che riunisce i settori dell'ortofrutta, del littico e delle carni. Il consiglio di amministrazione si è riunito a Palazzo San Giacomo alla presenza della delegata del sindaco Teresa Armato, assessore alle attività produttive, del numero 1 della Camera di Commercio e del presidente del centro agroalimentare Carmine Giordano. Alla base del voto contrario di Fiola, la necessità di procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con un mandato preciso, ovvero di far ritornare nell'alveo dei lavoratori sia la cooperativa che operava all'interno del mercato che il Global Service. È sotto gli occhi di tutti la decadenza di questa struttura e un consiglio di amministrazione che non è riuscito a farlo uscire fuori dal pantano del concordato. Sono creati conflitti di interessi di grosso livello tra il consiglio di amministrazione e la cooperativa nella gestione del CAN. Il consiglio di amministrazione ha permesso a questa cooperativa di fare di tutto e di più. Sul rilancio della struttura e sulle prospettive di sviluppo interviene l'assessore Armato dopo l'approvazione del bilancio. L'impegno del Comune che è quello di voler non solo tutelare questa importante realtà, ma anche sostenerla e rilanciarla.